L'idea di questo film è nata da spazi di vita vissuta e volevo fare questo film, volevo raccontarlo a maniera mia e alla fine ce l'ho fatta, l'ho raccontato, l'ho scritto esattamente come lo volevo. La Protta nasce da un libro di sempre scritto da Tonino Balle, che è praticamente quel venerdì 30 dicembre con una data del 2011, praticamente è la storia un po' di questo uomo che ha un rapporto di amore che continua nel tempo con le ex donne, no? E che comunque è molto attratto dalle novità, diciamo così. Una famiglia allargata, il tema è la famiglia allargata. Io ho una famiglia molto molto larga e ho preso spunto dai miei ottimi rapporti con mia moglie, la mia ex moglie, con i miei figli per fare questo film. Poi è successo un evento appunto il venerdì 30 dicembre che ha un po' scombussolato la mia vita per un certo periodo e poi si vede il film. La mia seconda moglie fa l'attrice in questo film, la mia seconda ex moglie, la mia prima moglie sta in sala, le mie figlie stanno in sala, noi lavoriamo insieme, siamo felici, tranquilli e viviamo. Il mio personaggio è il mio praticamente, sono sua moglie, adesso sono ex moglie. E lavoriamo insieme, è una vita normale, praticamente. Roberta è la prima donna, diciamo, importante per Tonino, dopo chiaramente la madre, che è sempre la più importante per chiunque. È una donna molto divertente, dinamica, con l'aspirazione, diciamo, a crescere di classe, no? Come molte donne hanno. È una donna che però purtroppo, dopo la maternità, diciamo, si comincia a riposare, come spesso accade. Guarda, io mi sono trovata benissimo, perché non ho fatto altro, cioè non è che ho recitato, ero io, quindi ho fatto la mia parte praticamente e basta. E com'è stare così, tutti d'accordo in una famiglia così allargata? Tanta intelligenza ci vuole. Beh, certo, io e la prima moglie, poi magari l'altro c'è un pochino di problemi, ce ne stanno, però. Indubbiamente ho assillato Tonino inizialmente, tra l'altro ho letto anche il suo libro, perché dal quale è tratto poi anche il film, e chiaramente ho chiesto delle informazioni specifiche di cui ero molto curiosa, che mi interessavano per studiare e strutturare meglio il personaggio. È sicuramente una commedia che fa anche pensare, quindi non è la solita commedia da panettone, se così vogliamo, o da ciambella, perché in questo caso siamo al mare, quindi parliamo di ciambella estiva. Ed è un film divertente che fa pensare e parla di amore e anche amore per il cinema. Ciao, spettacolo dal 21 luglio nelle sale. Cinematografiche in tutta Italia. Ciao, spettacolo, vi aspetto il 21 luglio al cinema. Quel venerdì 30 dicembre. Ciao, spettacolo, vi aspetto dal 21 di luglio al cinema con quel venerdì 30 dicembre. Ciao.